La diffusione del coronavirus aumenta, la regione toscana si attrezza per fronteggiare i giorni più critici dell'emergenza attraverso la creazione di almeno 300 nuovi posti letto di terapia intensiva. Dopo un sopralluogo negli ospedali di Lucca, Massa e Livorno, il presidente della regione ha spiegato come si struttura la riorganizzazione. All'interno di ciascuna area vasta tutti gli ospedali devono farsi carico, come in un sistema di vasi comunicanti, del carico delle persone che si ricoverano, sia se si tratta di posti cosiddetti Covid, cioè quella bolla separata di cura che precede le terapie intensive, e sia e anche soprattutto tutti gli ospedali devono farsi carico in termini percentuali dello stesso carico di ricoveri nelle terapie intensive. Non si devono creare situazioni di emergenza particolari nell'una o nell'altra presidio ospedaliero. Il presidente Rossi ha anche nominato 3 coordinatori con il compito di organizzare al meglio l'utilizzo dei posti di intensiva in tutti gli ospedali: Adriano Peris per la ASL Toscana Centro, Ferdinando Cellai per la Nord-Ovest e Marco Ferri per la Sud-Est. La riorganizzazione dei posti letto di intensiva è facilitata, ha detto il presidente, dalle caratteristiche dei nuovi ospedali di Lucca, Massa, Pistoia e Prato. Innanzitutto perché hanno delle disponibilità di posti letto così fortemente attrezzati che è facile trasformarli in posti letto di terapia intensiva. Pensate che a Massa, l'ospedale che probabilmente è stato tra quelli maggiormente andati in tensione sulle alte terapie, ben 40 posti letto di terapia intensiva sono stati con facilità allestiti, passando da 15 a 40. Il presidente Rossi ha annunciato anche l'inizio di un monitoraggio quotidiano dei tamponi effettuati per il Covid e il via dei primi 25.000 test sierologici sul personale sanitario per individuare gli eventuali positivi al Covid asintomatici, che poi saranno sottoposti anche al tampone e, in caso di conferma, messi in isolamento.